Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui da Castiglion Fiorentino. Siamo venuti qua ieri sera, vi ho risparmiato tutta la parte dell'autostrada, della cena, dell'arrivo in hotel. Sono venuto qui oggi perché c'è la riunione di un motoclub molto famoso nella mia zona che si chiamavano, perché non esiste più, i Senza Cognizione. Però hanno una bellissima usanza: una volta all'anno si ritrovano, fanno una reunion. Per questo weekend hanno scelto Castiglion Fiorentino come sede per le due notti. Gireremo qua nei dintorni tra Orvieto, Lago di Bolsena. Io ho girato con loro nel lontano 2005-2006, avevo piacere venire a rincontrarli e niente, vediamo come va la giornata e vediamo che moto ci sono con noi, vediamo cosa andremo a fare oggi, conosceremo anche un po' di gente. Sarà un video un po' diverso dal solito, non incentrato sui giri in moto, ma più sulle persone. A dopo. Buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno. Parliamone. Praticamente sono già tutti giù pronti, ma noi abbiamo qui ancora Carlo in mutande. L'ho filmato, così lo sapete anche voi che è ancora qua che si sta facendo la doccia. Tetto, sei pronto? Sono nato pronto io. La moto più comoda di tutte per fare i viaggi. Com'è sta moto? No, è comoda. Io mi trovo bene. È comodissima. Adesso che c'ha le maniglie è comoda. Dite tutti così. Saranno le maniglie che l'hanno resa comoda. Dai che ci siamo. Ciao. Questo è Castiglion Fiorentino, dove abbiamo dormito ieri sera. Siamo penso 23 persone più o meno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, siamo 14, 15 moto. On the way to Monte Pulciano. Non è sicuramente una moto comodissima per viaggiare, ma lì per Motarda rimane una moto affascinante. Cazzo che figata! Bello! Mi sa che siamo arrivati! Non ho ancora visto il cartello Montepulciano, ma mi sa che siamo arrivati. Sa che resta da cercarci un posto per parcheggiare la moto. Che figata! Quanto è bella l'Italia! Se solo fossimo capaci a sfruttarla davvero, fighissimo. Mi ricorda un po' anche Urbino. Un po' mi ricorda Urbino. Centro storico, non andiamo al centro storico? Ma qualcosa mi dice che non ci fermiamo a Montepulciano. Coitus interruptus. Io volevo vedere Montepulciano anche solo con il drone. Andiamo avanti. Bello qua, Ce ne siamo persi uno e il nostro capogruppo ci ha fatto saltare Montepulciano, porca puttana! Mannaggia! È andato dritto, Bisogna dirgli qualcosa qua, Che belle queste strade, fatte veramente bene, porca miseria! Non c'è un buco. Purtroppo devo dire che si tende a viaggiare tutti un po' troppo attaccati. Questa zona qui è dove sono le zone dove hanno girato anche il famoso film Il Gladiatore. Tra l'altro ho scoperto che esce Il Gladiatore 2. Bello ragazzi, che spettacolo. Sì, mi sa che siamo a Pienza. Qua dietro Pienza è dove proprio c'è stata girata l'ultima scena del Gladiatore. Adesso mi insulterete, io in realtà il Gladiatore non l'ho mai visto. Potete insultarmi ragazzi, portate pazienza. Comunque, che bello. Qua c'è già chi litiga col navigatore. Offro corsi per utilizzo GPS e sistemi vari. Tutti a prendersi l'ombra qua. Ce ne siamo già persi uno. È colpa del litigante col navigatore. Tutta colpa di Marco. Vedi là, che smadonna. È arrivato Paolo. No, è un vespino. Minchia il signore, hai visto? Porca vacca! Come era la doccia mentre tutti ti aspettavano? Bellissimo, avete fatto fretta, ho dimenticato anche l'acqua. È bello vedere come
tutti si vestono in maniera diversa, chi parte dal giubbotto, chi dai guanti, chi dal casco. Per esempio lui si mette prima il casco, gli occhiali e poi per ultimo la giacca e i guanti. Alcuni si mettono la giacca, i guanti, poi il casco, no? Vedi, sotto casco, giacca, Duma. Ah, che bello, che figata, che bello. Eccola qua, guarda che bello. Noi no, Non so che fascino hanno, a me le balle di fieno in sti campi. Mamma che bello. Marco, questo qua davanti, che è stato il fondatore di Senza Cognizione, è sempre stata una persona che mi è sempre piaciuta come guida la moto. Veramente bravo. Veramente bravo, una bella guida, spettacolo. Posticino che abbiamo trovato per fare una tappa pausa perché c'è un caldo allucinante. Ma che bello! Ma che posto che abbiamo trovato? Sto baraccotto, non una ma ben due. Ho sete. Ah, di birretta a mezzogiorno! Vai, va! Ma che roba! Signora, ma che baracchino spettacolare! Quanti sfilaccioni? Chi è che vuole lo sfilaccione? È mezzogiorno! Quindi lo sfilaccione è spalla di maiale. Anche al forno a basse temperature nella birra, poi viene sfilacciata, messa in un panino. E dove lo fa tutta sta roba qua? No, ce l'ho, c'è una carne, la stella. Ah, ok, vai. Beh, spettacolo. Due giorni di lavoro Infatti ragazzi, per fare sto sfilaccione due giorni di lavoro, vogliamo non premiarlo? No, lei ha tutto preparato, ce lo assembla. Gente di poca fede, qua siamo capitati per caso, le cose che non capitano mai per caso. Bisogna assaggiare lo sfilaccione. Quanti sfilaccioni? Io ne prendo uno. Uno, due, tre, sette, dieci. Vabbè, avete la faccia di gente che ha fatto tipo 800 km in moto senza fermarsi, ne avete fatti 60. Ma non abbiamo fatto 100 km. Rotolino, come si chiama? Rotolino. Ciao Rotolino, ciao Rotolino, ciao Rotolino. Perché rotoli? Esatto. Sì. Hai mangiato? Io no, tu? Tu hai mangiato? Mangiato. Vedi, qualcuno ha mangiato. Voi avete mangiato? Adesso ci leviamo dai coglioni, siamo però, dietro, ok? I rimedi di una volta. Abbiamo mangiato un po' in anticipo, tipo mezzogiorno e 10, mezzogiorno e un quarto. Adesso ci rassettiamo, è quasi l'una di pomeriggio, ci saranno 36 gradi e ripartiamo. Andiamo verso il lago di Bolsena. Spero che si fermino da qualche parte per poter fare qualche video col drone. Imos Barbari, ripartiti, adesso andiamo in direzione lago di Bolsena. Bellissimo quel posticino, le cose non capitano mai per caso. La signora che ci lavora dentro, simpaticissima, tra l'altro i prodotti a delle cifre veramente straumane. Ne avrei voluto pagare, non dico il doppio, ma molto di più il mio panino. Tra l'altro hanno anche l'aria condizionata dentro quel baracchino, che schifo non fa. Che figo, che spettacolo. C'è sempre la prima volta anche per venire al lago di Bolsena. Guardate che bel castello. Marcondirondirondello. Ma che spettacolo, con la porta e con l'arco per l'entraballo. Apriti OnlyFans, dai. Ti manca OnlyFans.
Stiamo facendo una petizione per far aprire il sito di OnlyFans a Marco per i suoi piedi. Abbiamo deciso di diventare ricchi. Non so quanti pagherebbero per vedere dei piedi di uomo. Ma qualcuno ci sarà di sicuro. Secondo me no. Il famoso lago di Bolsena. Minchia, due sirene. Bello anche il localino lì sulla palafitta sul sarcazzo. Allora, qua abbiamo una proposta valutata ieri. Allora, per i 10 anni dei Senza Cognizione, ieri si è proposto di fare un viaggio. Un viaggio. Sembra una bella idea. Voi ci state? Ci stanno. No, ci state o non ci state? Sì. Devi dirci qualcosa di più. Viaggio dove, quando, come, perché. Un viaggetto in Tunisia. Vi porto io. Ho portato un ragazzo col CRF 300, puoi venire anche tu. Poi, oh, io non voglio dire, ma... Lei ieri mi ha detto, adesso che ho le maniglie, sono comoda. La moto è comoda. Marco, Tunisia... Non ha le maniglie dell'amore lui. Non c'è un cazzo qua. Tunisia sì o Tunisia no? Per me sì. Tu ci vieni? Sì. Novembre però. Novembre è perfetto. In realtà fa ancora un po' caldo, ma meglio che a luglio sicuro. Lui non può. Allora lui non viene, ha detto che non viene. In Tunisia vieni anche con la mia. Ma sì, facciamo tappe da 300 km. Poi il bagaglio te lo porta al furgone, cazzo te ne frega. Io ho lanciato la proposta, vedremo se si farà o non si farà. Se ne imo, imos, pappara. Andiamo, vamos. Pronti a ripartire? Bello, cacchio. Bello, bello, bello. Ah, passiamo proprio in mezzo al paesino. Ah, questo è il castello che abbiamo sorvolato prima. Castello, ululì, chiesa ululà. Bello. Ripartiti dal lago di Bolsena, direzione Orvieto per vie traverse. Strada bella, figata. Che figata! Ma quanto è bello andare in moto! Ma guarda che figata! Guarda quanto è bello vedere guidare Marco. Mi piacerebbe avere una guida pulita come la sua, è impressionante. Bella sta strada. Mancano 7-8 km a Orvieto, ci torno volentieri. Siamo arrivati a Orvieto, guardate che spettacolo vederla da sotto. Oh, che spettacolo! Wow, Orvieto! Allora, sorvolando sui 38 gradi. Qua c'è subito il pozzo di San Patrizio, è qua. Se qualcuno lo vuol vedere, il pozzo di San Patrizio è qua. Allora, alcuni sono andati a vedere il pozzo di San Patrizio, che io avevo già visto un paio d'anni fa, a novembre, con più fresco. Ah, ci sono andati gli altri. Com'è sto pozzo di San Patrizio? Bellissimo, bellissimo. È bello. Chiediglielo, vabbè. Sì, com'era il pozzo? Era caldato. Era un po' umido. Se volete, c'è il pulmino quello aperto, che vi porta dentro in città, se così non dovete camminare. Ovvero, yeah, ovvero! Dai, 10 euro è onesto. Dai, che dopo c'è la recensione. Andiamo a pesca. Salutate! Ciao! Ho trovato il pulmino, ho lanciato l'idea. Pianificata. E i bambini sono in gita. Ma l'abbiamo già fatta questa? Sì, sì. Cazzo, io sono attento a queste cose. Com'è che ti chiami? Marco. Vi aspettano in una visita che non potete mancare. Se venite qui a Orvieto, volete fare il giro, chiedete di Marco. Poi dividiamo. Esatto. Ok? Costa 15 euro il giro, a noi 10, a voi 15. Perché andate con Marco, che è bravo. Non vuoi essere ripreso? C'hai qualcosa da nascondere? No, assolutamente. Ciao! Quando sono venuto qua 2 anni fa mi ero ripromesso che sarei tornato a vederla. Non pensavo così. Guardate tutti a sinistra! Marco parla al telefono mentre guida. Salutate Ilaria. Ciao Ilaria! È figa? Ah! Ci sentiamo dopo. Non ci smettiamo mai con le figure di merda, bisogna sempre tenere alto il livello, sempre alto. E questo è il quartiere più antico di Orvieto, la zona più bella della città. Vai, foto, foto. Numero uno.
ferrato ha delle viste così, Ciao Ilaria! Dai, facciamo una foto di gruppo, facciamo la foto della copertina del video. È bellissima, ma io sono contrario a dare dei soldi per vedere una cosa che è pubblica, quindi non ci andrò. Si può entrare dalla parte del culto, quindi dalla parte laterale sinistra si entra, si può entrare dentro alla cappella del miracolo e poi si esce, perché con il biglietto del Duomo è compresa la visita ai sotterranei del Duomo, la cappella ovviamente del Signorelli e altri due musei, che è Emilio Greco e il museo dove sono custoditi i tesori della cattedrale. Ragazzi, sembra quasi che lo faccia di lavoro. Vero? Davvero. Ok, Orvieto l'abbiamo vista, adesso ci prepariamo, penso che non faremo più nient'altro perché sono le 5:30 e abbiamo 2 ore per tornare a Castiglion Fiorentino, dove ci aspetta una meritata doccia e poi una grande tagliata stasera, e abbiamo un appuntamento alle 8, quindi non possiamo fare troppo tardi. Ci vediamo per strada. Ripartiti da Orvieto, strada spettacolare, penso di averla già fatta in senso contrario insieme a Valentina. Bella, compagnia ottima, strada buona, godiamocela. Eh beh, oggi posti belli a frotte. Bello. No, vabbè, ma guarda che roba! Che spettacolo! Ma che bello! Siamo a Città del Piave, ma che bella! Che bello! Che figata! Ah, là è acqua! Vuoi farti mancare una temmini tempesta a fine giornata? Porca puttana! C'è un vento che non si sta dritti! Fondo molto pericoloso, bagnato con le foglie! Che bei colori! Allora, siamo tutti docciati, almeno si spera. Siamo i primi forse che stiamo andando verso il centro per andare a mangiarci la bisteccazza stasera. Cioè, il tempo ci ha un po' graziato stasera, ha abbassato le temperature di quei 6-7 gradi. Schifo non fa, tant'è che stasera si sta decisamente bene anche qua in mezzo. Finalmente seduti a tavola e vicino a... Marco! Lui è il fondatore del motoclub, che ovviamente il motoclub non c'è più, però è rimasta questa usanza molto bella, che una volta all'anno ci ritroviamo per la nostra gita annuale, ovvio. Quest'anno che ci sono anch'io, ovviamente hanno scelto il posto caldissimo, perché sanno che io amo il freddo. Siamo venuti in Toscana, giro bello. Sì, prossimo caldo, anno? Un po' caldo. Prossimo anno? Prossimo anno, adesso quando torniamo a casa ci organizziamo, magari andiamo anche all'estero. Ma che estero? Adesso ci sono tante idee, d'altronde sono senza conoscenza. Allora, io non so che tipo di filmati sono venuti fuori da questi giorni, da questo giorno, perché comunque ci siamo fermati anche poco. Spero che il video che state per vedere vi piace, o il video che avete appena visto vi sarà piaciuto. Comunque lasciate un like. Però c'è da dire una cosa, lui è il primo giro che fa con la moto nuova. Sì. Ragazzi, Marco stasera paga da bere alla moto nuova. Quando è che hai pagato l'altra volta? Ieri sera. A me ieri sera ha pagato lui. A dopo. Senza connessione mitici. Sono senza connessione proprio.
zero, un show zero. L'ignoranza senza uguali, ma è questo il bello. Prendi il motore di Scansano, così poi bestemmi in toscano, dai! Maremma, maremma. Teniamoci lo spazio alcolico, è un bene super forte. Come ottimo videoblogger che io odio fare. La cena è finita. Andiamo a bere da qualche parte. Siamo tutti. Come andiamo a bere da qualche dai. Parte? Dai! Ciao! Grazie! Salutate! Io voglio andare a dormire con ragazzi senza vecchio. Stasera pompa la manetta, cazzo, senti che musica! Non sta nella pelle la Monica, vai, guarda, vai. Guarda che non vedo l'ora di saltare! La ventenne! Eravamo qua ieri sera e parlavamo della stessa roba! Ma l'oratorio! Della serie mi sento un pesce fuor d'acqua, cioè è tutto il contrario di quello che sono io. Ci guardano strano perché abbiamo una telecamera, come i giovani ma siamo vecchi. Sicuramente sono un boomer, ma io alla loro età, io vedevo tutto sto materiale in giro, l'avrei buttato dentro così, pom 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 pom. Tipo il salamino nei corridoi. Sì. Cazzo ridi, ma che cazzo ridi tu? Dai, il salamino nei corridoi è da boomerissimo però. Noi qua siamo degli intrusi, non c'hai le palle. Vai. Vedi, gliel'ho detto. Tanti auguri. Grazie. Ma sei sicura? Sì, sì. Ma sei sicura? È la sua mission, è la sua mission. Sì, ma sei veramente sicura? Sì, sono sicura, sono sicura. È bravo ragazzo. Ho preso il buche 8 volte prima di prendi. Quindi, sai che si dice non ce l'ho otto senza il 9. È sicura? Ciao ragazze. È sicura? È sicura, è sicura. È sicura. Guarda com'è illuminato, almeno ci vediamo in faccia. È meglio qua che là, no? Gli aggiustamenti della domenica mattina. L'hai raddrizzato sto manubrio? Sì. Come ti trovi? Oh, vediamo. Ma che bello, ma che bello. Facciamo San Gimignano. Qua ci sono i primi saluti. Qualcuno si stacca, si spengono le luci. Gli amici se ne vanno. Allora, giornata di saluti, oggi si rientra tutti quanti. Loro vanno via subito in autostrada, noi andiamo a fare benzina e poi andiamo verso San Gimignano. Danno anche pioggia su da noi. Ok, on the way to San Gimignano. Allora, queste qua mi stanno dando veramente un buon feeling. Che belle ste strade. Belle, ma anche quella di prima, belle, no, belle tutte, poi bei paesaggi, sulla via che ci porta a San Gimignano siamo passati da Siena. Allora, dopo 2 ore e 20 siamo arrivati a San Gimignano, ci sarà il mondo, poi è domenica. Che figata, bellissima. Ripartiti da San Gimignano, sono quasi le 3, ragazzi, 4 ore per andare a casa. Libidine. Allora, non contenti di far tardi, invece che fare tutta l'autostrada fino a casa, hanno deciso alcuni, non tutti, di uscire qui a Lavagna a fare la scoffera e rientrare poi in autostrada Busalla. Pare che in autostrada Recco ci fosse un casino mega galattico di macchine, perciò ottima scelta. E infine autostrada Serravalle, Tortona, San Salvatore. Ci vediamo per i saluti al bar. E alla fine San Salvatore Monferrato ce l'abbiamo fatta, giro finito. I reduci, alcuni sono già ci hanno salutato stamattina, alcuni sono andati via. Ci facciamo una birretta defaticante, magari un mezzo aperitivo, sono ormai le 8 e poi ognuno per conto suo. Tra meno di 10 giorni si parte per la Scozia. Seguimi, sarà un viaggio incredibile. Se ti è piaciuto il video metti un like, magari iscriviti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!